Ciao a tutti, mi chiamo Alberto Tiezzi e oggi vorrei parlarvi di un libro un po' particolare, vale a dire questo, che sono i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio di Niccolò Machiavelli. E ve ne parlo perché a questo libro sono legati dei grandissimi ricordi, soprattutto questo libro mi fa ritornare in mente quando lo stavo studiando e spulciando proprio per le tesi, per scrivere le tesi a Fieravecchia. E Fieravecchia penso che sia un posto dove chiunque ci abbia studiato ha lasciato un pezzo di cuore, e questo vale anche per me. E il principale ricordo che ho di Fieravecchia è proprio quando mi mettevo o sul giardino o sulla sala lettura a spulciare questo testo. È una delle immagini e dei ricordi più belli che ho. E poi volevo parlare di questo testo perché non è molto noto, tuttavia, secondo me, è un testo che offre tantissimi spunti di riflessione. Qui Machiavelli parla un po' di tutto, parla di un po' di storia, un po' di filosofia, c'è tanta politica dentro, tra le righe si legge benissimo, si capisce benissimo secondo me qual è la vera concezione dell'uomo di Machiavelli, è una concezione molto dura, molto schietta, come solito, come solitamente sono gli scritti di questo autore. E quindi io, è un testo un po' complesso, diciamo, non è proprio di semplicissima lettura, anche se scorre abbastanza bene, per l'italiano è abbastanza comprensibile. È un testo un po' complicato, però secondo me è uno di quelli che sono poco conosciuti, ma meritano tantissimo. E come ho detto, secondo me, offrono un sacco di spunti per comprendere il nostro presente e tutto quello che ci circonda. E quindi non è solo un salto nel passato, ma secondo me dà modo di capire e comprendere meglio la realtà che ci circonda. Grazie a tutti e mi raccomando, leggetelo, che fa bene a tutti.